Ed è un diritto nostro avere la scuola aperta a Careri. Hanno diritto all'istruzione. A 2 settimane dal suono della campanella, ancora Careri non ha le sue scuole per l'infanzia ed elementare. Le ragioni di questa grave carenza, avvertita dalla popolazione come un'ingiustizia, trova fondamento nei rimpalli di responsabilità tra istituzioni. Uno stop che sta penalizzando ben 35 bambini. Non ci hanno dato nessuna motivazione di chiusura. Noi come Comune Aspromontano abbiamo tutti i numeri giusti dei bambini per avere la nostra scuola aperta. Noi dovremmo portare questi bambini nella frazione di Natile Nuovo, dove in pratica per arrivare non abbiamo strada. La strada interna per il collegamento è chiusa dall'ANAS da anni. Per rivendicare il diritto all'istruzione è nato un comitato di genitori che dal 17 settembre scorso sta attuando una protesta pacifica, pretendendo il diritto alla riapertura delle scuole primarie dell'infanzia del piccolo centro aspromontano. Quindi noi chiediamo fortemente che vengano rispettati ruoli e competenze nelle istituzioni, e non è giusto che una scuola che di fatto ha il numero legale dei bambini non possa riaprire. Nei giorni scorsi il caso è finito anche sul tavolo del prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari, ma la protesta continua e a sposare la causa dei genitori di Careri anche lo scrittore Gioacchino Criaco. È essenziale che la scuola rimanga, ma che i paesi interni rimangano, che rimanga una cultura che è stata una grande cultura che ci può aiutare ad andare avanti. Ilario Balì per la CNews 24.